It is a pleasure for me to be holding this interview with Alessio Bergamo, who has recently delivered a number of theatre studies workshops with our students at the University of Malta. And the workshops tackled Stanislavski's Magic If. Alessio Bergamo is based at the Accademia delle Belle Arti di Frosinone in Roma, but he is also associated with very strong links with il Teatro Nazionale di Roma and il Teatro della Toscana. I'm going to leave it up to him, of course, to develop further his context and history of work. So, allora, Alessio, buongiorno. Vorrei che prima che parliamo del lavoro fatto qua, a Malta, mi dai un po' di contesto sul tuo percorso teatrale, particolarmente sulla tua formazione, ma anche del lavoro che stai facendo al momento in Italia. Sì, dicevo che la mia formazione è abbastanza insolita per un italiano, nel senso che ho fatto una prima parte di formazione teorica all'Università di Roma in storia del teatro, teatrologia varia, diciamo, con il professor Marotti, e poi contestualmente al dottorato sono andato in Russia a seguire un progetto dell'università e ho cominciato a fare da assistente a Anatoly Vassiliev. Ho fatto da suo assistente in diversi progetti con attori italiani, ne faceva tanti all'epoca, devo dire, continuo a farli tra il 91 e, anzi tra il 90 addirittura, al 97. E diciamo questa è stata la mia formazione più importante, quindi una parte teorica, incentrata soprattutto sul teatro russo, diciamo che è un po' il mio pallino, la mia specializzazione, e poi questo lavoro di assistentato a Vassiliev. Ho avuto anche, diciamo, un'esperienza abbastanza importante proprio relativa al training di 2 anni in cui ho fatto l'assistente a Yuri Arshitz, al quale devo l'impostazione di questo training, che è un'impostazione, come dire, mobile, costantemente di movimento, diciamo così, e di esercizi relativamente brevi. Lo dico perché così poi parleremo del training, in qualche maniera devo dire i credits anche. E questa è stata la mia formazione, poi è cominciata la vita. Nel 94 ho fatto in Russia il mio primo spettacolo e poi niente, la pedagogia e così via, insomma. Che cosa stai lavorando al momento? Al momento, in che termini? In termini di messa in scena o in termini di pedagogia? L'uno e l'altro? Dunque, in termini di messa in scena sto facendo degli attori un lavoro che esce da un lavoro pedagogico, nel senso che c'era un corso di formazione per di perfezionamento per attori professionisti al Teatro di Roma, ho lavorato sul gioco delle parti di Pirandello e con 4 di loro sto per trasformare questo lavoro in uno spettacolo che sarà fatto a ottobre. Poi ho appena fatto gli appunti di un pazzo di Gogol con degli attori toscani, prodotto dal Teatro della Toscana. Questo per il momento, diciamo, è quello che sto facendo. E invece, dal punto di vista pedagogico, insegno in varie scuole. Adesso devo andare alla Paolo Grassi, alla scuola estiva, poi alla scuola della Cometa. Insomma, insegno. Grazie. Adesso vorrei parlare un po' del tuo lavoro che hai fatto qua con i nostri studenti. Era chiaro, almeno per me, che le due sessioni fatte con gli studenti avevo una concezione molto diversa del magico sé. Allora, nel primo istante, il magico sé era forse un magico sé più immaginario. Cosa farei o come mi sentirei se mi trovo in tale circostanze? Mentre nella seconda sessione il magico sé è diventato più come una porta che ti apre un contesto di lavoro più immediato. Più aperto a che sta a quello che sta succedendo nello spazio, nel here and now. Non so se questa è una buona interpretazione, se puoi parlare un po' di più sul lavoro che hai fatto qua. Sì, quello che hai detto è corretto, nel senso che, allora, diciamo come viene presentato il lavoro dell'attore su se stesso, il sé.
lui parla di sé semplice, sé magico. Il sé magico è quello più trasformativo, il sé semplice, se vogliamo, è quello più quotidiano, più realistico. Comunque il sé è una funzione spontanea della fantasia che spinge le persone ad agire. Cioè, se le circostanze fossero queste, cosa farei, cosa sentirei, come mi comporterei, eccetera, eccetera. In realtà cosa farei e come mi sentirei sono due aspetti differenti, però diciamo, e questo è importante per quello che andrò a dire. Però all'inizio, nel primo Stanislavski, forse non erano così differenziati. Mi sembra che, benché sia stato pubblicato alla fine degli anni 20, il lavoro dell'attore su se stesso in questa situazione rifletta ancora uno stadio prima del metodo dell'analisi della pièce del ruolo con l'azione, cioè del lavoro allo studio operistico drammatico. Cosa voglio dire? Voglio dire che mi sembra che questi due aspetti, cosa farei, cosa sentirei, sono ancora in qualche maniera mischiati lì come è scritto. Nella scuola che ho ricevuto io, questi due aspetti sono divisi. Forse perché Vassiliev è un allievo della Knebel e la Knebel ha lavorato sia con Stanislavski che con Emerovich Danchen. Con Stanislavski nella parte finale si occupava moltissimo soprattutto dell'azione, cioè del cosa farei, diciamo, okay. Mentre invece Nemirovich Danchenko aveva più un lavoro su quello che in russo viene chiamato come ci si sente, samachuvstvie, cioè come io sento. In italiano questa parola viene tradotta in una maniera inconcepibile, tipo autosensibilità riflessa, che non... invece come ci si sente è abbastanza più semplice, cioè. Nemirovich lavorava molto su come ci si sente psichico, fisico, cioè su come ricevo e rifletto le condizioni in cui mi trovo, fisiche, psichiche, e in qualche maniera un lavoro sull'atmosfera, sul mood. Dice quindi, nella scuola che ho ricevuto da Vassiliev, queste concezioni sono differenti. Okay. Allora, io diciamo, ho cercato di lavorare sul magico sé, rispettando questo tipo di sistematizzazione, questo tipo di differenza, anche per avere un po' una chiarezza mia nell'esposizione del lavoro e anche una chiarezza vostra nel momento in cui ve lo rendo. E cioè sostanzialmente la prima sessione di allenamento era allenamento a sviluppare determinate circostanze nell'azione e quindi come la fantasia va a sviluppare un oggetto, un'azione, cioè come io mi metto in quel dato con cui mi trovo a fare e lo sviluppo, cioè cosa faccio oltre. Quindi diciamo, c'è questo aspetto diciamo, di gemmazione di una situazione, cioè una situazione gemma un'altra situazione attraverso le azioni. Sì, ovviamente stiamo parlando di allenamento, cioè non di spiegazione. Il training significa allenare l'attore a certe attitudini, per cui sostanzialmente il senso di questi esercizi va visto, io ve li ho presentati, ve li ho raccontati, ve li ho fatti vedere, però ovviamente va visto in un certo passare del tempo come allenamento a utilizzare certe attitudini ludiche, certe attitudini di gioco, certe attitudini recitative, diciamo così, di scena. E questo è stato la prima giornata di training. La seconda giornata di training invece in qualche maniera aveva l'obiettivo di incentrarsi più sul come ci si sente, cioè dato un determinato gioco, dato una determinata condizione di gioco, come riesco a stare dentro a questa condizione di gioco? Come riesco a sentire quello che provo io, quello che provano gli altri, a riconoscere, a entrare in contatto con quello che provano gli altri? Cioè come sostanzialmente riesco a influenzare, cioè non a influenzare, a riconoscere il mood in cui mi trovo, che è dettato dalle circostanze di gioco, dalle condizioni di gioco. Diciamo che sostanzialmente
Mettiamo che io sto in un teatro e devo immaginarmi cosa fare pensando a quello che c'è oltre le quinte, ecco, questo sarebbe più il lavoro sul primo, del primo giorno. Mentre invece, mettiamo che io sono ormai alla fine del lavoro sullo spettacolo, per me ormai le quinte sono già diventate il nuovo spazio dell'immaginazione, il nuovo spazio di gioco, come faccio io a starci pienamente? Cioè, come faccio a non pensare più che queste sono quinte e dietro c'è qualche cos'altro? Ma come faccio invece, stando lì, a entrare in connessione, in relazione, in ascolto, in empatia con gli altri compagni, con chi c'è fuori? Quindi è questa visione del sé come puntato piuttosto su come ci si sente che sull'azione. Questo sostanzialmente è il tipo di sistematizzazione che ho provato a proporvi quando tu mi hai detto lavoriamo sul sé. Ho pensato che fare una cosa totalmente classica, diciamo come era in Stanislavski, forse non aveva molto senso perché è passato tanto tempo e non è che è quello a cui tu sei probabilmente interessato, è a come si riflette, a come si continua a riflettere su quel lascito, su quella tradizione. 100 anni dopo Stanislavski siamo qua ancora a parlare del suo sistema e come è ancora rilevante per il teatro contemporaneo. Perché il lavoro di Stanislavski, o se posso cambiare questa domanda dopo un po' di riflessione, come fa il lavoro di Stanislavski, creato in un contesto molto particolare, a essere ancora rilevante per il teatro contemporaneo? Io credo che diciamo, la rilevanza per apprezzare la rilevanza del lavoro di Stanislavski, uno deve superare il contesto realista, appunto, cioè non lo deve vedere solo alla luce del contesto realista, ma lo deve vedere come il lavoro di una personalità che ha posto un problema fondamentale al teatro e l'ha posto in termini, diciamo, appunto sistematici, cioè come dire, che non fosse solo contingente, era anche contingente al suo livello storico, ma era comunque riusciva a trascendere, in forza di che riusciva a trascendere questo contesto storico. Diciamo, c'è una visione, c'è un estremismo in Stanislavski, e cioè si passa dal realismo al reale, è una cosa, come dire, totalmente dalla verosimiglianza al vero, è un passaggio fondamentale, cioè come far sì che alcune cose che accadono nell'immaginario, nei sensi, nei sentimenti, anche nei processi mentali e spirituali, non accadano, come dire, similmente a quello che succede al personaggio, ma oltre a che accadano similmente, accadano per davvero. Il similmente è la parte realistica, diciamo, il per davvero è la parte che rimane ancora a noi. Cioè, come faccio io effettivamente a esperire, quali mezzi sono per far sì che un accadimento accada per davvero sulla scena, per davvero, benché in un contesto immaginario. Le due cose non sono differenti, le emozioni noi le possiamo, ovviamente alcune cose possono accadere per davvero in un contesto immaginario, processi mentali, processi di sentimento, processi emotivi, processi d'anima, cose che possono accadere veramente in un contesto immaginario, basta che pensiamo al sogno, alle fantasie, ai sogni lucidi, cose che ci succedono realmente. Allora il concetto è come far sì che questo all'interno di interazioni sulla scena accada per davvero alle persone e che quindi le persone vibrino perché queste cose accadano e la sala vibri per simpatia, come delle corde di un altro violino. Okay. Posto questo problema, cioè come far sì che le cose accadano per davvero in un contesto immaginario, ovviamente noi sfondiamo una porta che è quasi infinita. Cioè, nel senso, come dire, ci stacchiamo, togliamo il contesto del accadano per davvero e similmente a quello che viene raccontato in quella pièce, similmente all'ambientazione che viene raccontata nella pièce, eccetera. Se leviamo questa
questa parte e lasciamo solo il che accada per davvero, abbiamo una strada aperta fino alla performance molto veloce, molto veloce. Ora, ora per questo io credo si ritorna sempre a quel pensiero come fondatore, come seminale di una serie di ragionamenti su quali processi attivare perché questo qualcosa che accade per davvero accada. Ecco. E quindi a tutt'oggi, se io voglio dire, vabbè, ma su una scena, su un contesto immaginario, che tipo di leve devo agire per far sì che questo accada? E che accada, diciamo, in qualche maniera, per quello che mi riguarda, per la mia scuola, che accada in termini drammatici, cioè non in termini, in termini di una struttura dialettica dove ci sono conflitti, azioni e risoluzione, conflitti, azioni e risoluzione, insomma, una struttura diciamo in cui appunto la dialettica del conflitto genera degli avvenimenti. Ok, come si fa? Ecco, se io voglio capire come si fa in questo contesto drammatico, che ripeto, non è necessariamente legato a un testo, non è necessariamente legato, ma sarà legato a un materiale che io drammatizzo, ovviamente Stanislavski è il fondatore di questo pensiero, non è solo il fondatore, è uno che ne ha elaborato tanto e poi ha creato una scuola, ha creato una tradizione che continua a elaborare, a sviluppare e quindi se tu arrivi al punto 10 di questa traduzione, di questa tradizione, per capire questo punto 10 devi rifarti un po' la strada dall'1 al 10, diciamo, insomma, cioè se io arrivo a conoscere Vassiliev, che è molto lontano da un punto di vista estetico dagli spettacoli che faceva Stanislavski, devo capire il primo Vassiliev, devo capire la Knebel, devo capire Nemirovich, devo capire Chekhov, devo capire Stanislavski, cioè devo cominciare a capire una serie di cose, arrivo a Stanislavski e riparto. Questo credo che sia la ragione per cui è importante. Dopodiché, ovviamente, le cose succedono anche in altri contesti, insomma, anche partendo da altri punti di vista. Però Stanislavski è uno di quelli che è riuscito, in termini di pensiero, a sviluppare le cose in maniera appunto più sistematica, dove sistema non significa necessariamente... come lo vedo, è una serie di elementi interconnessi, non necessariamente legate da cause, cioè legate da legami di causa-effetto che però non sono legami necessariamente lineari, sono spesso, ci vorrebbe un termine scientifico, ma io come dico, sono legami multi, cioè questo, poi questo, ma tutte le cose insieme, una sorta di ragnatela, una sorta di cosa per cui lavorando su questo è un effetto qui, però potresti arrivarci anche da qui, poi lavorando qui puoi arrivare, insomma, diciamo, sì, una sorta, no, neanche di ragnatela, perché la ragnatela è molto, molto, molto concentrica, però una sorta di sistema di campi di forze che si influenzano, che sono in relazione multipla di causa-effetto l'uno con gli altri, ecco. Azione multipla di causa effetto gli uno gli altri, sì, direi che è la cosa corretta. Sì, questo mi sembra che sia. Grazie Alessio per il tuo contributo sia in questa intervista e sia nel complesso dei workshops che hai dato a Malta e siamo sicuri che ci terremo in contatto per dell'altro lavoro. Grazie. Sì.